Ciao bionda! Ciao raga! Vi presento la crew, i deficienti. Oggi siamo al Top Fuel Car per fare un bel giro nella pista pit e go-kart. Ci troviamo a Vimercate. Noi non useremo i go-kart, bensì le pit, che sono 100 di cilindrata con 8 cavalli, monomarcia, quindi non c'è frizione, freno dietro c'è, gomme trattate, quindi sul cemento dovrebbe tenere benissimo, perché vedo che fanno dei piegoni. Ecco ragazzi che comincia la battaglia, la prima curva a sinistra, che è molto bella, vedete qua quell'effetto della 360 che si vede anche dietro che arriva. Avevamo la fortuna di aver preso subito delle moto che avevano delle gomme già calde dal precedente turno, perché noi siamo andati a turni, non abbiamo fatto la championship, diciamo così, la gara vera e propria con le qualifiche eccetera, ma solo 20 minuti di prove libere. Intanto vi anticipo, se volete dei consigli andate a fine video su come affrontare la giornata in pista e su come abbigliarvi. Non sono abituato con la tuta, faccio una fatica. Oh, lungo! Sto andando lentissimo. Ecco, con la 360 sembra di andare piano, a volte invece forte. Boh, vai a capire. Qua lo lascio passare per fare una bella ripresa. Bellissimo. Volevo stare un po' dietro, vedere come anche lui aggrediva la pista. Io l'ho presa stretta, lui l'ha presa larga. Ecco di nuovo il turista con la tuta della Clover. Vai Marco, vai! Molto rigido, però teneva botta, dai, apriva bene il gas e non mollava mai, per cui ci sono stato dietro volentieri. Ecco, le mie tempistiche, scusate, sono un po' elevate, un po' alte di tempi, perché ero preso a fare le riprese e guardare gli altri, mi stavo divertendo un botto, ero anche stanco. E sono uscito anche in pit lane per riprendere degli amici, e infatti ho fatto un minuto e passa di tempo, quando il tempo migliore è 36, vedete un po'. Dai, grandissimi! Ecco Ale, è arrivato Ale anche da dietro, l'ho visto, ho girato dietro la testa, e adesso lo lascio passare per farvi vedere la velocità innanzitutto a cui arriva adesso. Guardate poi come, che piegoni che fa, che gamba che mette fuori, è pazzesco. Guardate l'angolo di piega, è folle, è incredibile. Guardate qua quanto piega, ma che fiducia aveva. Io avevo paura di cadere. Adesso allargo per farlo passare. Babba mia! Ecco, sono uscito dalla pit apposta, stavo aspettando Luca. Ecco Luca che entra in curva. Piega, ma sembra che non acceleri più di tanto. Infatti non capivo come mai non accelerasse, andava piano. Voleva riprendermi, ma io volevo riprendere lui, per cui infatti gli è partito l'ingarellamento. Oh babà.
ecco che li lascio passare perché erano troppo ingarellati, erano bellissimi da vedere. Ma guardate come si battagliano! Si sono tirati di quelle sportellate. Con le moto sportellate, però dai, non si può sentire. Ecco che anche Luca li ha aspettati apposta. Oh, che inchiodata! Ecco il turista. Per un po' gli sono stato dietro per vedere come andasse, ma... Dai, dai, accelera, dai, dai. Stavo aspettando che arrivasse qualcuno da dietro, così dico, almeno faccio due belle riprese. Proprio fatta. Non ho resistito. Ebbene, fine dei giochi. Quindi, ragazzi, è stato bello. Mi raccomando, se avete consigli, scriveteli qua sotto, mettete un like, un mi piace. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina che porteremo altre belle novità per voi. Mi raccomando, fate i bravi. Non avete idea delle sensazioni che ti vengono. Vediamo, 44 Alex. Bello! 51, 46. Ma qual è il migliore? 43. Ragazzi, vi saluto tutti. Ciao, è stato bello, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Alla prossima, magari su fango. Su fango, speriamo.